Carla Romanelli Croder, la responsabile delle relazioni internazionali della Fondazione My Life Design. Prego. Buonasera a tutti. Questa che sto per raccontarvi è la storia di un guerriero di luce dell'inferno dell'11 settembre, Wells Crowder, mio nipote, un ragazzo di 24 anni che per compassione umana ha donato il bene più prezioso, la vita. Ma è anche la risposta che lo spirito dell'umanità vuole dare, grazie ad esseri come lui, alla domanda impressa a chiare lettere nel capolavoro di Gauguin: chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Nella vita di ogni giorno Wells era un bravo ragazzo, molto rispettoso dei genitori, delle sorelline, e aveva un irresistibile senso dell'umorismo e delle battute intelligenti. Curiosissimo, amava viaggiare per conoscere le tradizioni dei popoli, e quando venne da me a Roma volle visitare tutti i siti archeologici, e quando poi lo portai nella mia Toscana si appassionò alla cultura etrusca e si divertì un mondo andando alla scoperta dei piccoli borghi e dei paesini di campagna dove si poteva mangiare e brindare per le strade assieme ai contadini. Wells si laureò con lode in economia e commercio all'Università di Boston, dove si distinse anche per il suo talento sportivo. Era un vero fuoriclasse, un leader innato in ogni sport. Competere per lui significava soltanto mettersi alla prova e perdere un'occasione in più per migliorare. Divenne campione nazionale di lacrosse e di hockey sul ghiaccio, portando sulla maglietta sempre lo stesso numero, il 19. Qui lo vedete, dopo la laurea andò a lavorare a Wall Street, al 104° piano della seconda torre. Aveva la grinta giusta per quel lavoro, ma l'atmosfera di Wall Street, improntata al solo profitto, era in conflitto con i suoi valori. Pochi mesi prima della tragedia, espresse il desiderio di lasciare quel lavoro per diventare ufficialmente vigile del fuoco. Qui lo vedete assieme al capo dei vigili del fuoco di New York, che morì assieme a lui nella tragedia delle due torri. E la sua applicazione per diventare ufficialmente vigili del fuoco fu trovata dai genitori dopo la sua morte nel suo appartamentino di Manhattan. All'Università di Boston è abitudine che gli studenti, prima di essere ammessi, scrivano un saggio su se stessi e sulle loro aspirazioni. Nella sua richiesta di ammissione, Wells parlò con entusiasmo dell'esperienza che stava facendo come volontario vigile del fuoco a Nyack, nella sua città natale. E fin dall'età più tenera, Wells giocava a fare il vigile del fuoco. E da teenager volle seguire l'esempio del padre, che pur lavorando in banca a Manhattan, la notte si svegliava molto spesso per andare ad aiutare i vigili del fuoco a spengere gli incendi, per andare poi la mattina a lavorare nel suo ufficio. Wells era conquistato da tanta dedizione e così decise anche lui di imitare il padre e di intraprendere un rigorosissimo training, diventando all'età di 16 anni il più giovane e il più bravo volontario tra i vigili del fuoco. Un altro esempio di coraggio e di altruismo lo diede a Wells il nonno, Bosley Crowder, il più famoso giornalista e critico del New York Times. Era temutissimo, rispettato da tutti come l'incorruttibile e il grande uomo. Fu lui a scoprire il nostro neorealismo e a portarlo negli Stati Uniti, dando l'Oscar a De Sica per la Ciociara e parlando di con meraviglia di film come L'aria di biciclette, Paesani ed Eccolo a Milano. Poteva essere l'uomo più ricco di Hollywood, Bosley Crowder, ma nessuno poteva comprarlo. E quando nel 1950 il senatore McCarthy lanciò la sua caccia alle streghe, rovinando la vita degli artisti e degli spiriti liberi d'America, la voce di Bosley Crowder si levò alta e solitaria a denunciare quei misfatti, a rischio della sua vita e della sua carriera. Wells concluse il suo saggio all'università scrivendo che se un giorno fosse stato chiamato a donare la sua vita per gli altri, l'avrebbe fatto, senza esitazione, con tutto se stesso. Sembrava la sparata di un giovane visionario, ma quando per lui arrivò il momento di mettersi alla prova,
dimostrò che la sua profezia altro non era che la ferma volontà di un essere umano dal cuore d'oro. La vita e la morte di Wells ci dimostrano che gli angeli camminano tra noi ogni giorno, ma non ce ne accorgiamo, fino al momento in cui qualche tragico evento li costringe a rivelarsi con atti di eroismo. Il momento di Wells arrivò l'11 settembre, un giorno come gli altri, trasformato in un istante in un diabolico inferno che avrebbe lacerato per sempre la coscienza dell'umanità intera. L'ultimo weekend con i suoi, a New York, Wells era molto triste, molto pensieroso, non era l'allegro ragazzo di sempre. La mamma gli chiese se stesse male, cosa lo turbasse. «No, no, mamma», rispose Wells, «io sto bene, ma è che sento che devo far parte di qualcosa che è più grande di me e io non so che cosa sia». Qualsiasi cosa Wells abbia percepito non lo rallegrò, ma non lo rattristò nemmeno. Quella sera comprese qual era il suo destino: essere al servizio degli altri, con tutto se stesso. Quando quel momento arrivò, Wells avrebbe potuto fuggire. Invece scelse di tornare indietro più e più volte, salvando la vita di tanta gente, finché la seconda torre gli crollò addosso. Quale evidenza potrebbe essere più chiara dell'esistenza dello spirito che ci chiama, ci guida e ci informa? La mattina dell'11 settembre, puntuale come sempre, Wells era alla sua scrivania, al 104° piano della seconda torre, quando l'altoparlante dava la notizia che un aereo si era abbattuto sulla prima torre. Nessuno sapeva che un altro aereo stava già volando minaccioso contro di loro. Tutti quelli che lavoravano nella seconda torre erano stati invitati per sicurezza a rimanere fermi ai loro posti. Wells invece decise di correre immediatamente dal 104° piano alla base della torre per portare aiuto ai vigili del fuoco. Telefonò a casa, nessuno rispose. E allora, con la sua bella voce calda, lasciò un messaggio, l'ultimo. «Mamma, papà, non preoccupatevi, qui è successo un incidente, ma io sto bene. State tranquilli, ci vediamo stasera, vi voglio bene». Wells raggiunse il 78° piano quando il volo 175 della United Airlines si schiantò contro la seconda torre con un'esplosione che in un attimo distrusse tutto, vomitando ferro, fuoco, fiamme, ovunque. L'inferno con tutto il suo orrore era diventato realtà. In pochi istanti la tragedia delle due torri fu al centro delle principali notizie. La seconda torre, dove era Wells, fu la prima a crollare. Gli occhi del mondo rimasero sconvolti dall'orrore. I genitori e le sorelline dovettero abbandonare ogni speranza ed entrare in un mondo di indicibile angoscia e sofferenza. Il corpo di Wells non era più stato ritrovato e l'unica cosa in possesso dei genitori era una pesante croce fatta con il metallo fuso delle due torri, donata loro dai vigili del fuoco in memoria del figlio. Eccola quella croce. Fu donata a me da mia cognata, Allison, quando il corpo di Wells venne ritrovato. 6 mesi dopo, alla base della seconda torre, sprofondata centinaia di metri sottoterra, il corpo di Wells, miracolosamente intatto, fu ritrovato in un giorno davvero speciale per lui, il 19 di marzo, ed era l'unico corpo di un civile tra le vittime dei vigili del fuoco. Finalmente i genitori poterono dare sepoltura al loro figliolo e un po' di pace al loro cuore. Si suppose quindi che Wells aveva raggiunto la base della seconda torre per portare aiuto ai vigili del fuoco e per questo era morto con loro. Ma il 25 di maggio il New York Times pubblicava un lungo articolo con straordinarie notizie rivelate da sopravvissuti alla tragedia. Per farla breve, tutti dicevano che la loro vita era stata salvata da un misterioso giovane con la bandana rossa, ma non sapevano chi fosse. Fin da ragazzino Wells portava sempre una bandana rossa, emulando il suo eroe, suo padre, che ne portava una blu. E a leggere le parole del New York Times, la mamma alzò gli occhi sul marito e gli disse: «Jeff, abbiamo trovato Wells. La bandana rossa, l'esperienza davvero vigile del fuoco, chi altri poteva essere se non il loro figliolo?» Allison contattò le persone salvate dal misterioso uomo con la bandana rossa,
mostrò le foto del figlio e tutti confermarono che era lui, l'eroe, al quale dovevano la loro vita. Finalmente si poteva ricollegare tutto e mettere insieme gli ultimi istanti vissuti da Wells. Questo è un gruppo dei tanti che lui ha salvato. Wells era quindi riuscito a trovare un passaggio fra le fiamme fino allo Sky Labby, dove si trovavano ormai tanti morti, altri fin di vita carbonizzati, mutilati. Cercò un estintore, riuscì a spegnere un po' delle fiamme e cominciò a chiamare a gran voce i sopravvissuti. Ho trovato le scale, urlava il giovane con la bandana rossa. Seguitemi, aiutatemi chi non ce la fa, io conosco la via, seguitemi. Si caricò sulle spalle una donna paralizzata dal terrore e guidò il folto gruppo al di là del fumo, giù, giù per le scale, fino al 61° piano. Laggiù il fumo era più rarefatto e Wells poté dirigerli tutti verso l'uscita e la salvezza. Affidò loro la persona che aveva sulle spalle, ma lui, invece di salvarsi, preferì tornare indietro, su, per 17 piani, per aiutare anche gli altri, rimasti intrappolati dal fuoco. E su ancora per 3 volte, salvando tutti. Alla fine lui volle rimanere con i vigili del fuoco alla base della seconda torre, ma in quel momento la seconda torre gli crollò addosso, implodendo su se stessa in 8 secondi e mezzo. Wells aveva avuto tutte le possibilità per salvarsi, ma se lo avesse fatto non sarebbe stato fedele a se stesso. Fino a che c'erano persone da aiutare, non pensò un istante alla sua vita. Una giornalista scrisse: a volte bisogna attraversare l'inferno per trovare un angelo. Ed un'altra: non basterebbero 100 vite per arrivare alla compassione umana di Wells Crowder. Ecco, è questa la risposta alla nostra domanda. Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Come ci evolviamo? C'è tanto da imparare da una storia come questa. Fin dall'alba dei tempi c'è sempre l'eterno conflitto tra il bene e il male. Ci sono gli avidi, i meschini, poi ci sono gli angeli, come Wells, che vivono per essere al servizio degli altri, perché è giusto farlo, perché in questo gesto vive una forza straordinaria, un accumulatore di energie e di potere che può e deve essere offerto allo spirito umano per la sua evoluzione. In poco tempo l'umanità è arrivata dalla parola a costruire grandi città, a raggiungere il fondo degli oceani, a camminare sulla luna, ad esplorare galassie e comete. Ora è il tempo di fare un grande passo in avanti a livello spirituale, fino a quando gli esseri umani capiranno che è un dovere aiutarsi l'un l'altro, che è l'unico modo per costruire un mondo di pace, d'amore, grazie al valore più alto concesso all'umanità, il perdono. E questa è la lezione, e questa è l'eredità che Wells ci ha lasciato. I genitori, i nonni gli hanno indicato i sentieri per scalare le montagne. Lui da solo ha conquistato la cima. Sulla lapide, ad Albany, in memoria dei vigili del fuoco che hanno dato la vita in servizio, primeggia con il numero 1 il nome del vigile del fuoco di New York, l'eroe e martire Wells Crowder. La sua richiesta per diventare vigile del fuoco è stata ufficialmente accettata.